1, 2, prova l'orologio del generale, l'orologio del generale. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. 1, 2, prova, pim prepette nusa, pim prepette pan. 1, 2, ok. Siccome ho spostato... come va? No, dico, siccome ho spostato il telefono qui, allora ho proprio il coso qua di fronte. Comunque... volevo dire, siccome in questo momento che sono in coda qui a Bielsko Biała, vi volevo raccontare, perché tanti mi chiedono: ma Marco, la ricompreresti la Watts? E io dico, dunque mi dico, ma intanto è una macchina vintage, no? È un 4x4, è furgonata, puoi andare dove vuoi, meno male che c'è un incidente, così questi qua si sono bloccati lì e noi andiamo avanti, hai capito? Due donne, ma dai, ma su, no? E allora, così abbiamo superato un po' di gente. Bene, eccomi, quello di prima, che ero di qua, adesso so. Ok, allora, è furgonata, è un vintage, è un 4x4, dico, ma dove ne prendo un'altra, no? Capito? Cioè un'altra di questa, se riesci a passare, dai, vai avanti, piccio, se le strade le riesci a passare, chiaro, non deve venire giù un tronco d'albero, lì devo prendere la sega, no? Però nei fuoristrada si comporta regolare, abbastanza bene, poi è anche alta la macchinina, ok? Quindi fino a quando il motore funziona, i fuoristrada li può fare. Poi che fuoristrada vuoi fare? No, più o meno quelli che ho fatto io, vai dentro un bosco, oppure vai dentro la sabbia, insomma, questo tipo di fuoristrada, fango, no? Acqua, ecco questa cosa qua. Però io penso e dico, la ricompreresti? Ma me la tengo questa, se dovessi comprarla, considerando tutto quanto, 25.000 euro, dico, ma dai, dovrei trovare un'altra gabola per andarla a prendere da qualche parte. Non glieli potrei dare 25.000 a quello là, no? Non glieli potrei dare. Comunque, certo che la macchina l'hanno pensata, perché penso. Allora, d'inverno, il motore è proprio qua, no? Zona centrale. Allora, d'inverno si tira su tutto il freddo, d'estate si tira su tutto il caldo. Ma come cazzo l'hanno pensata questa macchina? Non solo, d'inverno si tira su tutto il freddo. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno messo un extra heater per scaldare l'abitacolo, il salone di dietro. Cioè, ma come che... renditi conto, ma allora chiudimelo prima e fai sì che rimanga già calda. Invece no, gli hanno messo un altro heater per riscaldamento di dietro, che poi è l'unica questa qua che ce l'ha, quelle vecchie non ce l'hanno. Facendo gli off-road non conviene mettere tutte la cucina, la gabola, il bagno, il pianoforte. Perché quando poi vai a fare l'off-road, cioè tutta questa roba qua si muove, soprattutto se ti trovi in occasione di una qualche rottura nelle strade, no? Rottura di marroni, no, dico, ti capita che hai la strada dissestata e dentro hai pentole, bicchieri, cristi, madonne, pim prepette nusa, pim prepette pan, nel senso che, no? La macchina si muove tutta, si muove tutta capito? No, cioè si muove tutta e c'hai tutto il danno di dietro. Questa è una macchina da mantenere off-road, cioè non è che gli puoi montare sopra il ferro da stiro, no? Cioè la
Vabbè, comunque, ecco. Quindi la vorresti, la compreresti la macchina? Per ora tengo questa. E poi, ma se, anche perché quale macchina compreresti? Tu dimmi, quale macchina, su quale macchina potresti andare? Hai capito? Dove sei? Su quale macchina potresti andare? Non saprei. Dove vado? Su quale macchina vado? Quelle buone le hanno ritirate dal mercato, non ci sono. Cioè, c'era la Nissan Patrol, grande macchina, niente. Cioè, non c'è una macchina che ti dà queste caratteristiche, no? Di 4x4, vintage, capito? Non ci sono. E quindi se la ricomprerei, no, 25.000 non glieli do, sono troppi. No, 25.000 sono troppi, perché devi considerare i futuri lavori che gli devi aggiungere, capito? E quindi non arrivi a 25.000, sono poi di più. Poi vai a trovare i pezzi di ricambio, insomma, rimani un po' etichettato. La come si chiama? La garanzia. Ma che garanzia? Ma che garanzia? Dove nessuno te la riconosce la garanzia, solo se sei in Russia. In Russia te la riconoscono, in Italia ma che te la riconosce? Che fai? Ogni volta che succede qualche cosa paghi benzina e vai fino giù ad Asciano, questo qua che ti trova tutte le scuse possibili e immaginabili. Ah, birbantello. Vabbè, dai, va. Ciao, take care. Cazzo di buchi. E stavo pensando di rifare. Ma dove cazzo è andato? Stavo pensando di rifare il video. Stavo pensando di rifare il video, però poi ho detto no, buona la prima, e quindi tengo quello. Però mi veniva da aggiungere, metti la palla al balzo, metticela tu che ce la metto. Allora, metti che pensa che metti una panca per adagiarci sopra il materasso, no? Quando fai gli off-road, sta panca salta, cioè te la devi inchiodare, no? Pippo non lo sa, bisogna chiuderla, no? Perché se no salta, e se hai anche la cucina se hai anche la cucina, anche quella devi, insomma, il gas, la cucina, troppe cose. Se questa è una macchina, a mio parere, excuse me, a mio parere, che deve essere mantenuta così, nuda e cruda. Se gli togli i sedili, lasciala nuda e cruda, perché se ti capita di fare l'off-road è un casino, non puoi farla a weekend, no? Devi avere un garage che ti carica, che lo puoi mettere la roba dentro, no? Se no come fai? Conviene tenerla così, off duty, off of all the bullshit, off da tutte le cose, no, che uno si porta dietro. E allora qua torniamo, cioè guarda i trailer che ci sono, come si chiamano, quei camion che si portano, quei camper grandi, no, che si portano di tutto, anche la macchina, no? E cosa gli vuoi mettere qua dentro, capito? Tienla così nuda e gli metti due pentole, quando esci fai il cowboy. Se hai la macchina così è inutile che ti vuoi mettere anche la cucina dentro, fai il gringo,